Salve a tutti amici telespettatori, ben ritrovati a questo nostro consueto appuntamento per darvi una panoramica a 360 gradi sul mondo dell'istruzione, a partire dalle scuole a finire con la ricerca. E oggi abbiamo un ospite che può veramente chiarirci molti aspetti del pianeta istruzione, perché si occupa di università, di ricerca e di molto altro. Diamo il benvenuto al professor Marco Salvatore, professore ordinario di diagnostica per immagini e radioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Buongiorno. Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II. Professore, la Facoltà di Medicina alla quale lei afferisce anche con il suo Dipartimento è sempre più in vetta ai sogni di coloro che si diplomano e che proseguono attraverso la carriera universitaria e i propri studi. Perché ritiene che ci sia una volontà così forte da parte dei giovani di entrare in ambito medico? E volevo chiederle se ritiene che il numero chiuso possa essere un po' un'inibizione a questo desiderio. Sì, è una domanda che ha molti aspetti e alle quali si possono dare molte risposte. Prima di tutto io penso che fa parte sempre del desiderio di ognuno di noi quello di darsi, anche di far qualcosa per il prossimo, e quindi il medico in linea di massima rappresenta questo aspetto. Dal secondo punto di vista, non meno importante, oggi è una grossa crisi, diciamo, dell'occupazione. Il mondo, veramente ci sono il numero di disoccupati in tutto il mondo, ma in particolare in Italia è ancora più in particolare in Napoli, che è molto elevato. La Facoltà di Medicina è tra le poche, o a mio addirittura penso l'unica, che invece subito dopo la laurea dà la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, e entra nel mondo del lavoro già al termine dei 6 anni di studio, subito dopo con le scuole di specializzazione, perché come lei sa le persone che entrano nella scuola di specializzazione entrano e sono pagate direttamente con uno stipendio che, diciamo, per i tempi moderni, per quello che è la realtà nella quale viviamo, non è trascurabile. Quindi a mio avviso questa è un'altra spinta molto importante. Io sono d'accordo con lei, secondo me il numero chiuso, che comunque rappresenta una cosa necessaria per alcune o per molte facoltà, a mio avviso c'è il problema che questo numero chiuso è troppo ristretto in assoluto, ed è anche assolutamente troppo ristretto rispetto a quelle che sono le necessità italiane e in particolare del Sud Italia. Noi abbiamo dei dati, a mio avviso, sul quale dovremmo riflettere, e soprattutto dovrebbero riflettere la classe politica. Noi abbiamo in Campania, diciamo, oggi che siamo arrivati a 3 facoltà di medicina, Napoli, Salerno e la Napoli 2, che praticamente dovrebbe essere di Caserta, circa 650-700 medici all'anno, e abbiamo anche un numero molto ridotto di odontoiatri, non più di una 50 all'anno. Questi numeri, a mio avviso, non sono assolutamente sufficienti di qui a 10-15 anni, quando al termine del percorso degli studi, per far fronte a quelle che sono le necessità della medicina moderna e di quelle che sono le necessità. D'altra parte, anche il numero, se noi pensiamo minimamente al numero delle persone che va in pensione, al numero dei medici che va in pensione, è veramente delittuoso, a mio avviso, far laureare e dare la possibilità a un numero così basso di persone di potersi iscrivere. La cosa diventa ancora più eclatante e ancora più drammatica con odontoiatria, dove pensiamo che nei prossimi 10 anni, se tutto va bene, si laureeranno circa 500 persone. Nei prossimi 10 anni andranno in pensione oltre 2.000 odontoiatri. Quindi si rende conto di questi numeri, come la dicono lunga, e come purtroppo molto spesso sono le lobby delle professioni a far sì che questi numeri non crescano, mentre sarebbe necessario che questi numeri crescano. Io penso che noi alla fine finiremo col fare quello che già in molti paesi europei avviene. Se pensiamo in Inghilterra, dove non ci sono medici inglesi, sono tutti medici che vengono dall'India, vengono dai paesi dell'est. E anche oggi noi ci troviamo già in questa situazione. Per esempio, in alcune attività sicuramente noi stessi siamo visti costretti a dover prendere persone, di tutto rispetto, persone preparate molto bene, ma che vengono da paesi dell'est, dalla Russia o da altri paesi. Quindi è già una realtà che noi diamo lavoro a medici che vengono da altri paesi. Questo sistema sicuramente si aggraverà nei prossimi anni. Per quanto riguarda la ricerca scientifica,
scientifica, diciamo, da più parti si leva un coro allarmista di una tendenza inversa, cioè della fuga all'estero di cervelli italiani. Cosa bisognerebbe fare per trattenere queste genialità in Italia? Il mio pensiero è leggermente diverso. Io penso che sia necessario che i cervelli italiani vadano all'estero, però bisogna dare anche la possibilità ai cervelli italiani di rientrare, ma soprattutto bisogna anche dare nello spirito di interscambio e per far crescere la ricerca la possibilità e l'attitudine a persone, a ricercatori stranieri di trovare in Italia le condizioni per poter lavorare. Io penso che più che importante il fatto che, e che sicuramente è un dato importante, il fatto che molti italiani siano costretti a rimanere all'estero perché o non hanno i fondi per la ricerca o perché l'eventuale loro stipendio è nettamente inferiore da quello che prendono nelle più grosse istituzioni estere, diciamo, anziché, e anche questo sicuramente importante, ma è anche importante è il fatto più dolente, a mio avviso, per l'Italia, che sono pochissimi i ricercatori stranieri che trovano in Italia le condizioni per poter lavorare. Questo che cosa significa? Significa che purtroppo i fondi per la ricerca in Italia sono ancora insufficienti e ancora non attrattiva il paese Italia, il sistema ricerca italiano per far sì che i ricercatori stranieri qualificati vengano. Nella ricerca, ma in tutte le attività, io penso che l'interscambio sia fondamentale. Solo scambiandosi le idee, i pareri, le abitudini, le culture, noi possiamo far crescere effettivamente la ricerca. Nel mio piccolo, i miei collaboratori, i collaboratori che ho la fortuna di avere con me, che sono tutte persone di altissimo livello, ognuno di loro è stato perlomeno 3 o 4 anni presso le prestigiose istituzioni straniere come l'NIH o altre di Bethesda o altre istituzioni americane e europee. Io penso che l'interscambio sia fondamentale proprio per poter dare una metodologia alle persone, proprio per poter avere un continuo scambio sempre anche in futuro. Trova che la ricerca italiana quindi soffra di una sorta di autoreferenzialità? In parte di una sorta di autoreferenzialità e in parte il problema fondamentale è che i finanziamenti non sono adeguati, ma non solo non sono adeguati, non arrivano con una certa continuità. Tenga conto che ancora bandi del 2008, sono passati oltre 2 anni, non si sa ancora a quali abbiamo applicato noi, come moltissimi altri centri italiani, non ha avuto ancora riscontro se quel bando ha avuto successo o no. Anche di finanziamenti che teoricamente risalgono al 2007, noi non abbiamo avuto praticamente questi finanziamenti. Questo fa sì che noi non abbiamo una continuità nelle ricerche, molto spesso dobbiamo anche sospendere le attività di alcuni ricercatori proprio perché manca il finanziamento per poterli continuare a dare dei contratti, delle borse di studio ed altro. A mio avviso questa della continuità è la cosa più importante, perché senza continuità noi siamo costretti ad allontanare delle persone che poi vanno all'estero proprio perché non siamo sicuri che il mese successivo siamo in grado di poter assolvere gli obblighi anche di tipo salariale nei confronti di queste persone. Trova che la riforma Gelmini aggravi questa situazione? Io, diciamo, ho un atteggiamento un po'... La riforma Gelmini riguarda soprattutto l'università. Noi dobbiamo riconoscere che l'università ha un momento di grandi crisi, ha avuto già da tempo un momento di grande crisi. Dobbiamo sicuramente riconoscere che il sistema di accesso all'università e soprattutto di accesso a quelle che sono le qualifiche dirigenziali, i professori ordinari, i cosiddetti professori ordinari, quello che è professore full professor, o quelli che sono professore associato, il sistema risente di cose che non sono opportune, e a mio avviso la riforma Gelmini in questo è positiva perché dovrebbe semplificare da una parte, ma anche dare più trasparenza a quello del sistema di selezione dei giovani, che a mio avviso è importante perché i giovani anche con questo sistema non si sentono attratti per una carriera universitaria perché sanno che la loro selezione non avviene in base solamente a parametri di qualità di eccellenza e di risultati che loro hanno ottenuto nel tempo. Quindi da questo punto è positiva. Naturalmente ci sono molte cose nella riforma Gelmini che potrebbero essere migliorate ulteriormente, però se non passa la riforma Gelmini in questo momento, io penso per l'università sia una cosa grave, perché la riforma Gelmini perlomeno è una piccola cosa rispetto a quello che è lo stato attuale dell'università italiana.
Professore, lei è fondatore della Fondazione SDN per la ricerca e l'alta formazione in diagnostica nucleare. Di cosa si occupa questo istituto? Ma l'istituto, diciamo, si occupa della ricerca in campo biomedico e soprattutto della imaging. L'imaging sarebbe, la diagnostica per immagine sarebbe quella che è il vecchio nome della radiologia. La diagnostica per immagine e la radiologia ha fatto in questi ultimi anni dei progressi veramente notevoli. Noi siamo passati da una radiologia che ci consentiva di vedere delle lesioni solo dell'ordine di qualche centimetro dal 1970, quando praticamente le nostre apparecchiature si sono unite con il computer. Noi abbiamo avuto e stiamo avendo ancora oggi un continuo progredire di questa metodica. Oggi con le nostre apparecchiature, risonanza, TAC, PET-TAC ed altre apparecchiature, siamo in grado di vedere lesioni dell'ordine di qualche millimetro, ma questo non è sufficiente. Oggi andiamo incontro a una diagnostica per immagine, a un imaging che è cosiddetto molecolare. Molecolare che viene a dire? Vuole venire a dire che non vede più una formazione, una neoplasia, una qualsiasi altra patologia dell'ordine di millimetri o di centimetri, ma vede all'interno della singola cellula quello che è il processo che poi causerà la, se parliamo di tumori, che è una delle malattie più gravi che abbiamo nel nostro tempo, noi vediamo quando all'interno della singola cellula, oggi abbiamo la possibilità di vedere all'interno della singola cellula quando ci sono i meccanismi biochimici che alterano questo, quello che è la norma e che quindi possono poi andare incontro a una trasformazione neoplastica. Una diagnosi preventiva. Una diagnosi precocissima e in modo tale da poter instaurare non solo le procedure più valide, ma anche da poter far sì quella che noi tentiamo di fare ogni giorno di più, quella che è la cosiddetta terapia personalizzata. Cioè non fare delle terapie sulle quali noi non sappiamo se quell'individuo sicuramente hanno risposta, come oggi accade nella gran parte delle patologie e nella quasi totalità più che nella gran parte. Noi andiamo a dare dei farmaci che hanno avuto risultati in una certa percentuale di casi, 50, 60, 70%, però non sappiamo se in quel singolo paziente noi abbiamo effettivamente una risposta, se è sensibile o non sensibile a quel farmaco. Attraverso l'immagine molecolare noi possiamo arrivare a quella che è una terapia personalizzata, cioè possiamo arrivare a dire se in quel singolo paziente quel determinato prodotto è efficace o meno. E delle volte, come lei forse saprà, delle volte anche un prodotto che è efficace per la prima seduta di terapia, dopo un po' di tempo diventa, si mostra una resistenza, quella che viene detto una resistenza ai farmaci, una drug resistance. Noi possiamo anche vedere in quei casi in cui avviene questa drug resistance e quindi modificare il prodotto per seguire quella terapia. E questo con grossi vantaggi per il paziente da una parte, perché lei sa che queste terapie molto spesso sono molto invalidanti e scoccianti, dall'altra parte anche per la comunità, perché queste terapie, oltre a essere scoccianti e invalidanti per il paziente, sono anche molto spesso molto costose e quindi chi ne guadagna è solo la casa farmaceutica, ma non certo il paziente. Tutto questo è in parte possibile e sarà sempre più possibile in un prossimo futuro con l'imaging molecolare. La ricerca progredisce anche nel senso di ridurre i rischi dovuti al fatto di sottoporsi alla diagnostica per immagine? Sì, noi certo, il concetto che noi cerchiamo di espandere sempre di più, che non dobbiamo mai sottoporsi a una procedura, sia essa una radiografia tradizionale, una TAC o altre procedure, o una scintigrafia o una PET, o procedure cioè che utilizzano radiazioni ionizzanti, che le possono dal punto di vista teorico essere dannose per il paziente, non dobbiamo mai sottoporre un paziente a una di queste procedure se non c'è un quesito diagnostico ben preciso e che la metodologia che noi usiamo è in grado di dare la risposta a quel quesito diagnostico e quindi modificare la terapia. Noi siamo assolutamente contrari a fare metodiche e esami che non hanno una precisa indicazione. In questa ottica poi ci stiamo anche muovendo, perché praticamente stiamo cercando di utilizzare
sempre di più metodiche che non hanno utilizzo di radiazioni ionizzanti e che allo stato attuale delle nostre conoscenze sono innocue per i pazienti. Mi riferisco in particolar modo, per esempio, all'ecografia che usa ultrasuoni e che allo stato attuale delle nostre conoscenze non dà effetti collaterali, oppure per esempio alla risonanza magnetica che usa campi magnetici, e i campi magnetici che noi usiamo attualmente, da quello che sono le nostre conoscenze dopo oltre 30 anni di utilizzo, non danno effetti collaterali per il paziente. Ma anche in questo campo noi ci stiamo lavorando e stiamo lavorando anche a Napoli con il nostro gruppo di lavoro, tentando sempre più di usare quello che sarà il futuro, cioè l'imaging cosiddetto ottico, cioè la luce. Noi potremo attraverso la luce andare a fare delle diagnosi. Per il momento possiamo farle solo in piccoli animali, in animali che abbiano uno spessore molto sottile, e vedere quindi solo cose molto superficiali. Ma speriamo, questo nel giro di alcuni decenni, di poter arrivare a risultati più brillanti. Continuando sulla scia della ricerca scientifica, lei è anche vicepresidente di Biogem, il centro di ricerca in biologia e genetica molecolare. Quali sono le attività che seguite e quali sono i risultati di eccellenza che il centro ha conseguito? Biogen è una struttura nata da 5, 6, 7 anni, non ricordo, mi sembra nel 2006 se ricordo bene, è voluta per volontà 2006. Dell'onorevole Ortensio Zecchini e del professore Gaetano Salvatore. Rappresenta una realtà molto importante oggi. Oltretutto è nata con la consulenza e con l'approvazione di due premi Nobel, sia della Rita Levi-Montalcini sia di Dulbecco, che sono due premi Nobel italiani per la medicina, anche se molto spesso hanno lavorato all'estero, ed è nata indirizzando soprattutto su due campi. Uno, facendo uno stabulario. Stabulario per il grosso pubblico significa un contenitore di animali per quella che è la sperimentazione su animali. Il Biogen, che è presso Ariano Irpino, ha il più grosso stabulario oggi italiano, ha oltre 50.000 topi che sono mantenuti in perfetto con veterinari, con personale adatto, ed è, rappresenta anche una palestra importante, perché ci sono anche dei topi che hanno avuto dei modelli sperimentali di malattia, sia di malattie tumorali sia di malattie cardiovascolari. Su questi modelli è possibile poi fare delle applicazioni pratiche per poter verificare il progresso della medicina, e quindi è molto importante che questo vada avanti. Infatti noi speriamo in un prossimo futuro che Biogen possa, oltre a questi topi che sono animali di piccola dimensione, realizzare uno stabulario anche per animali di più grosse dimensioni, che più si avvicinano all'uomo e che quindi possono più facilmente far trasferire quella che è la ricerca sul modello animale sul modello umano. È un momento in cui si parla moltissimo del contributo che dovrebbe dare il mondo dell'accademia e della società civile al cambiamento del paese. Lei in questo senso ha molto agito, infatti il promotore del Sabato delle Idee, un'iniziativa legata alla Fondazione SDN, al Suor Ursula Benincasa e al PAN, Palazzo delle Arti di Napoli. Quali sono i principi che guidano questa iniziativa? Ma guardi, un gruppo di amici già nel 2008 pensò di realizzare una qualche cosa di assolutamente fuori dalle linee politiche e che potesse essere un momento di unione di quelle che sono le culture e le eccellenze napoletane. L'idea, come lei diceva, è partita appunto dalla Fondazione SDN, dal PAN e dall'Università Suor Ursula Benincasa nella persona del rettore professor Francesco De Santis. Noi abbiamo iniziato la prima attività già nel gennaio del 2009, come dice il sabato, la riunione si fa di sabato, è il sabato, ma l'ultimo sabato mattina dei primi sei mesi dell'anno, e ha avuto un grosso successo perché hanno partecipato veramente persone di altamente qualificate della cultura. Io, se faccio solo dei nomi, da Jacques Attali a Schifano a Raffaele La Capria, ma non solo uomini della cultura ma anche uomini dell'industria. Faccio riferimento per esempio alla dottoressa Diana Bracco, presidente della
Confindustria per un periodo di tempo, ma soprattutto di quella che è la linea di ricerca della Confindustria, diciamo, abbiamo avuto anche una serie di risultati molto importanti, pratici, da questi incontri, che per esempio sono partiti dei corsi di formazione per giovani proprio di questa zona, di Napoli Est, di condizioni disagiate. Sono partite tutta una serie di iniziative importanti, ma lo scopo vero di questa iniziativa è quella di mettere in rete quelle che sono le eccellenze napoletane. Infatti già il secondo anno, dopo quella che è stata l'inizio di solo queste tre istituzioni, è stata allargata ad altre istituzioni, in particolare a Città della Scienza e anche al Conservatorio di San Pietro a Maiello. Noi tentiamo di partire anche per l'anno prossimo e cerchiamo di allargare ad altre istituzioni, tra cui sicuramente l'Accademia di Belle Arti, ma abbiamo anche tante altre iniziative e tanti altri proposimenti in proposito per poter realizzare anche per il 2010 un sabato delle idee che sia all'altezza, che siano soprattutto delle idee concrete. Per esempio abbiamo fatto quello che è un palazzo della letteratura, abbiamo realizzato con il Sor Ursula, con la persona del professore De Santis, ma anche di tutti gli altri collaboratori del professore De Santis, un'ottima unione e un'ottima facilità per realizzare delle cose concrete in questa città, coinvolgendo e cercando di coinvolgere sempre più. Naturalmente il nostro desiderio non è quello di fermarsi ai risultati ottenuti, ma cercare di andare avanti per coinvolgere sempre più persone e sempre più... Quello che è molto interessante è questa trasversalità del Sabato delle Idee, che cerca di conciliare il sapere scientifico a quello artistico, a quello letterario. Sì, a mio avviso è fondamentale. Napoli rappresenta veramente, presenta anche moltissime eccellenze, sia nel campo della ricerca, dove in quella per esempio di origine biomedica ha avuto una storia. Per esempio a Napoli si può dire che sia la culla della biologia molecolare, a Napoli sono sorti i primi istituti, per esempio come quello, non solo la stazione Dorna, l'acquario, ma anche per esempio l'istituto di biofisica e biogenetica e tanti altri istituti del CNR. Ma Napoli dapprima con l'università Federico II, poi man mano che sono nate le altre università, anche con le altre università, ha raggiunto veramente una fucina nel mondo della biologia molecolare e della biologia in senso e di quella che è la ricerca biomedica. Purtroppo molto spesso questo non ha avuto una trasformazione in quella poi che è la sanità pratica, dove purtroppo momenti organizzativi ci fanno vivere momenti di difficoltà. Però non solo nel campo della biologia, Napoli rappresenta eccellenza anche nel mondo per esempio dell'aerospazio, con delle scuole di altissimo livello, così come per esempio nei materiali, cioè veramente Napoli è poliedrica. Però tutte queste realtà, e queste sono solo alcune, potrei continuare con esempi per tempo e tempo, non conoscono una cosa fa l'altro, e il nostro tentativo è proprio appunto quello di metterle in relazione, di poter far partire così delle iniziative comuni non solo col mondo della ricerca ma anche con quello che è il mondo della cultura. E qui naturalmente il Sor Ursula Benincasa ha un ruolo di primo attore, un ruolo fondamentale in quello di coinvolgere la cultura umanistica in senso lato a 360 gradi. Amici telespettatori, siamo giunti al momento dei saluti. Io ringrazio il professor Marco Salvatore per essere stato con noi e aver accettato il nostro invito. Ringrazio voi per averci seguito. Spero di avervi dato in questa puntata anche ottimisticamente conto, attraverso l'esperienza del professor Salvatore, delle eccellenze campane che probabilmente non sono conosciutissime al grande pubblico. Vi ringrazio ancora per averci seguito e vi ricordo che potete riguardare tutte le nostre puntate sul sito www.giulinews.it, che potete scriverci all'indirizzo redazione@giulinews.it. Vi aspetto alla prossima puntata di Pianeta Istruzione, la TV che sale in cattedra.